E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento che coinvolge tutti voi giocatori da PC che montate come scheda grafica una RTX. Finalmente è disponibile, o meglio, nella giornata di oggi arriverà disponibile il famoso Ray Tracing. Che cos'è il Ray Tracing, ragazzi? È praticamente una funzionalità che viene data. Appunto, i possessori delle schede grafiche RTX che miglioreranno notevolmente l'esperienza di gioco. Se andate nella pagina ufficiale di Twitter di eh, Nvidia, si vede un. Un, um, un piccolo trailer. E quindi ragazzi, abbiamo guardato nei file di gioco e sono presenti delle righe che forse arriveranno direttamente nelle impostazioni. Ne leggiamo un paio: Ray Tracing Reflection. Ray Tracing Reflection can greatly improve the look, può migliorare notevolmente il look, ma potrebbe ridurre ovviamente le performance. Oppure, Ray Tracing is disabled Ray Tracing must be enabled. Sono tutte delle voci che sono sicure. Arriveranno in una sezione dedicata delle impostazioni. Quindi, per tutti quelli che vogliono godersi al massimo, e vi garantisco, wow, che bello che è Fortnite giocato con tutti gli effetti al massimo, potete fra poco farlo. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo anche una notizia che arriva direttamente da Diana Monster. Diana Monster è semplicemente una streamer estera che ha già collaborato con Fortnite e durante un suo stream di qualche giorno fa o di ieri addirittura si è lasciata sfuggire i nomi delle due location che stanno per arrivare. Una in realtà l'abbiamo già vista. Ant Man's Mansion, che appunto eh, dovrebbe essere quella dedicata alla gigantesca cuccia del cane di cui vi ho appena parlato, e poi The Stalking of Black. Panther, quindi la seconda e in realtà penultima location che arriverà invece alla sinistra di Brughiere Brumose. Tra l'altro, se guardate già vicino a Brughiere Brumose, noterete che sono apparsi due nuovi Rift. Tanta roba, ragazzi, perché. Mi piace il fatto che ogni giorno vengano aggiunte delle piccolezze durante eh, i nostri gameplay, il che vuol dire appunto che succedono cose, la mappa è dinamica, ci sono delle piccole modifiche, apprezzo tantissimo questo sforzo di Epic Games e passiamo subito intanto a dare un'occhiata eh, più da vicino, più nel dettaglio, all'Ent Menor praticamente. La cuccia gigante che abbiamo visto apparire nel corso di ieri, oggi ne apparirà un'altra di location, quella di cui vi ho appena parlato e come vedete ci sono degli oggetti molto molto particolari. Intanto abbiamo una bellissima visuale direttamente eh, da un'angolazione notevole. Come vedete appunto c'è la cuccia, ci sono dei giocattoli per cani, ci sono anche delle cose molto curiose, quella specie di capsule, torno indietro, che si chiamano Pim. Particles e dovrebbero essere tutti degli oggetti, dei riferimenti al film di Ant-Man. Io personalmente non l'ho visto, però, se qualcuno l'ha visto, sicuramente sa di che cosa sto parlando. Sappiamo anche che. Tra pochissimo arriveranno anche delle mini sfide dedicate proprio alla Ents Manor. Io minchia, pronunciarlo in italiano è difficilissimo, ragazzi. Sappiamo solamente che eh, ci sono delle challenge relative all'Ent Manor che potranno essere abilitate Completando, eh, completandole durante la settimana numero 2. Abbiamo semplicemente un, una, una bozza di una delle due sfide, This landmark's code's name was Dilbert, quindi sappiamo che si chiamerà in questo modo. Una carrellata velocissima di alcuni degli oggetti le stiamo vedendo in questo momento, ad esempio la cuccia, ma la cosa che ci fa un pochettino più interesse è questo ragazzi, perché nella stessa sottocartella dell'Enz Manor è presente anche quest'uovo. E quest'uovo dovrebbe dirci qualcosa. Tutti quelli che hanno giocato la season 8 si ricorderanno sicuramente che all'interno del vulcano, ma già arrivavano dalla season 7, queste uova erano presenti e sono quelle che hanno generato. Il, eh, il Dogus quindi se non ricordo male praticamente il mostro che ci ha portato poi nell'evento che ha concluso la season 9 dove c'era il robot gigante costruito da noi tra virgolette contro il mostro che è uscito dal mare uno degli eventi più belli a parer mio però quelli sono dettagli non sappiamo molto del perché abbiano inserito queste uova quindi attenzione perché vi terrò aggiornati non appena scoprirò qualcosa di più Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché come vi anticipavo all'inizio del video, questa season prenderà completamente il mese di ottobre, il mese più importante per quanto riguarda Fortnite. Perché c'è l'evento a cui il team tiene particolarmente. Mi riferisco ovviamente al Fortnite. Mers, e abbiamo dei nuovi file audio. Ve li voglio far ascoltare. মাকে 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 Come vedete ragazzi sono, anzi come avete ascoltato sono davvero molto interessanti, non sappiamo ovviamente nulla di quello che abbiano in mente di fare per questa festività a cui loro tengono tantissimo, Do, non dovrebbero assolutamente deluderci in quanto eh, ci sono sempre dei premi che arrivano quindi roba gratis da ottenere, è successo l'anno scorso, è successo due anni fa, non ricordo se sia successo tre anni fa eh, se devo essere sincero ma non ne rimarremo. Assolutamente delusi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché tra pochissimo dovrebbe arrivare lo starter pack di questa season. È uscito il bundle di Silver surfer qualche giorno fa. Molto probabilmente non si accavalleranno nello shop i due outfit quindi. Si dice che quando esce dalla rotation dello shop Silver Surfer entrerà il nuovo pack da 4,99. Si chiama. Street Serpent, se non ricordo male il nome della skin, come vedete è un ninja ed è davvero molto bello. Eh? Per essere uno starter pack mi piace davvero tanto. Corredato con il suo piccone, con il suo backpack e ovviamente con 600 V-Bucks, dovrebbe avere lo stesso prezzo, 4,99. Io invito sempre tutti, se ne avete la possibilità, di prendere lo starter pack perché 600 V-Bucks comunque, anche se la skin non è delle migliori, fanno sempre comodo, ma in questo caso, veramente molto molto bella e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vedete insieme a tutte le cose che stanno modificandosi in mappa anche i rift beacon sono da tenere sott'occhio ieri mattina infatti siamo entrati nella fase 2 e non dico fase 2 a caso ma è proprio la fase 2 perché così è chiamata nei file di gioco come vedete ci sono delle scie luminose che eh, sono notevolmente più evidenti guardando da vicino, ma in questo caso anche da lontano, vi ricordo che i Rift Beacon sono eh, dedicati a. Tony Stark comunque a tutta la storyline che poi vedrà la modifica dell'autorità e parlando di autorità da ieri mattina si comincia a vedere più o meno sparsi in diversi punti della mappa questo bagliore verde non abbiamo idea di che cosa stia a significare sappiamo però che sarà anche questo dedicato a quello che sta decidendo di fare Tony Stark e insomma ragazzi di eventi e mini eventi ne vedremo davvero Tantissimi, io per oggi vi ringrazio tanto per aver guardato il video news. Mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su. Iscrivetevi ai miei canali. A me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao.